Sì, è un progetto questo che annovera il comune di Tropea tra i comuni in gestione con la nostra società, come un comune che si prepara ad affrontare i prossimi anni in ottica di sostenibilità ambientale. Il contratto, che ha una durata di 9 anni, che è sviluppato tramite una convenzione Consip, che è stato attivato e ha preso via il 1° dicembre, permetterà al Comune di Tropea di avere dei vantaggi diretti nel brevissimo periodo, quali i vantaggi in termini di efficientamento energetico, che consentirà anche di ottenere in termini di kilowattora e di tonnellate di CO2 non immesse in atmosfera un risparmio di circa il 65%, un adeguamento degli impianti dal punto di vista normativo e tecnologico. Permetterà al comune di dotarsi di delle caratteristiche tecniche degli impianti che lo mettono già all'avanguardia in ottica smart. Si sente tanto parlare di smart city ultimamente, poi alla fine concretizzare questo termine con soluzioni concrete che permettano poi di avere soluzioni quali smart parking, micromobilità, videosorveglianza, utilizzando anche i corpi illuminanti, gli asset della pubblica illuminazione in maniera intelligente come sensoristica in e out per il trasferimento dati, è qualcosa che sul comune di Tropea è stata già pensata, stiamo già per mettere in atto e permetterà nei primi 6 mesi di contratto, quindi più o meno il termine delle attività di investimento, che lo ricordiamo è un investimento previsto che dal punto di vista economico occupa circa 1 milione di euro, e permetterà entro il mese di giugno, massimo luglio, di rendere la città pronta per affrontare le sfide del domani dal punto di vista della sostenibilità ambientale.